Sono Chiara Mezzalama, sono l'autrice di questo romanzo Il giardino persiano, che racconta un capitolo della mia infanzia, quando mio padre, Francesco Mezzalama, fu nominato ambasciatore d'Italia a Teheran nel 1981. È la storia della nostra famiglia in questo contesto così particolare di rivoluzione, era da poco scoppiata la guerra con l'Iraq, ma racconta anche con lo sguardo dell'infanzia la scoperta di questo giardino meraviglioso che era il giardino della residenza dell'ambasciata d'Italia, un luogo pieno di mistero e di bellezza, ed è il tentativo di raccontare attraverso lo sguardo un po' candido e ingenuo dell'infanzia una realtà complessa e violenta come era quella dell'Iran in quegli anni.